Nome: Matteo. Giorgio. Soprannome: Muscia. Gio. Titolo di studio: ITIS, liceo scientifico. Età: 26 anni. 29. Altezza: 1,76. Uno tanta voglia di crescere? Ok, partiamo, salutatevi. Ciao, ciao, ciao. Da quanto tempo conosci Colella? Dalla seconda ITIS, per cui dal 98. Ma una decina d'anni, ma è una vita praticamente. Fai una critichina al nostro presidente Forseti. È un po' troppo pignolo. È troppo bravo a fare il presidente. Toccati il naso con la lingua. Non ci riesco. Fai un'imitazione di Colella. La prima volta che hai visto Colella, cosa hai pensato? Questo è uno che studia. Dovrebbe fare il presidente. Facci vedere come si muore dal ridere. Facci vedere come si muore d'amore. Uguale. Tre parole per definire Colella. Sveglio, intelligente, simpatico, spontaneo, intelligente. Come lo vedi tra 10 anni? Sposato, 2 figli, station wagon, appartamento in centro. Ma sempre così, magari più presidente, ma con meno capelli. La sua migliore qualità? Ma direi la goliardia. La voglia di sviluppare, di fare. Il suo peggior difetto? Certe volte è troppo vogliato. Ma non mi viene in mente adesso. Se Cole fosse una canzone, quale sarebbe? Pane e te di Fabio Fibo. Oh. Ma mi vengono più in mente le poesie, tipo l'infinito, di Leopardi. Ok, cantala. Pane e te. Adesso non è che me la ricordi. Non guardo. No, vabbè. Fai la faccia più brutta che puoi. Alle donne cosa piace di Colella? Ma penso la sua voglia di raccontare. Non lo so, è una bella domanda. L'esperienza più cazzuta che avete fatto insieme? Aver passato 2 ore in sauna, abbiamo bevuto tipo 2 litri. Non si può dire. Seriamente, avresti un rapporto omosessuale con Colella? Anche gratis? No. Per 1.000 euro? Ma ti dico anche gratis. Ma neanche con per 1 milione. Ora torniamo voi due. Grande Gio. Chi di voi due fa più ridere? Ma penso Gio. Ma dipende che è più in serata. Chi di voi due ha meno capelli? Beh, decisamente io. È una bella gara, ma penso Gio. Cosa invidi fisicamente all'altro? Ma i capelli bianchi. Le mani, bellissime. Come devono essere le donne per piacervi? Simpatica. Ok, è un po' bella. Vabbè. Vai, vai. Belle. Basta, finito. Cosa pensi dell'altro? No, è un buon ragazzo, dai. C'è un difetto, è un po' troppo interista, però vabbè. Non è perfetto. Bellissimo. Cosa gli dici se ti sta regando la macchina? Giorgio, non puoi farlo. Vai, intanto ce ne sono già tanti. Lo sorprendi ad una festa in compagnia di un uomo. Ah, bravo Giorgio, bravo. Dimmi. Cavolo, ci è venuto qualche dubbio, Quella volta, ti ricordi? Chi di voi due è più omosessuale? Non lo so, ma penso Giorgio. Senza offesa, Ma dipende dai giorni, penso. Il più bello? Giorgio. Ah, non si può dire. Il più simpatico? Giorgio è simpaticissimo, come fa a non essere simpatico? Non lo so, vediamo. Decidete voi. Il più irascibile? No, forse io. Ma certe volte io. Il ricordo più bello che hai dell'altro? Il ricordo più bello, la sua risata. La vacanza a Jesolo, lui spiaggia completamente ustionato e a bordo. Digli qualcosa che non gli hai mai detto. Io gli dico sempre tutto, quindi non ho niente da dire. Giorgio, sei sempre in ritardo. Ok, salutatevi. Ciao, Giorgio.